Ha mantenuto l'impegno assunto il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, che il 26 gennaio scorso al tavolo tecnico convocato in prefettura dal prefetto Luisa Latella aveva assicurato interventi in somma urgenza per riaprire al traffico in tempi brevi la strada provinciale 25, seriamente danneggiata dall'ondata di maltempo che tra il 22 e il 24 gennaio ha colpito la Calabria e in modo particolare il territorio provinciale, così in attesa dell'avvio dei lavori per la sistemazione definitiva della SP25 che collega il capoluogo di regione con l'entroterra presilano e quindi anche dell'acquedotto di Santa Domenica che serve la città capoluogo e che cammina parallelamente alla strada, il presidente Bruno, il prefetto Latella, i sindaci del comprensorio e i consiglieri provinciali hanno riaperto al traffico l'arteria provinciale. In 10 giorni siamo riusciti a mettere in sicurezza questa importante infrastruttura che collega 10 comuni della Presira e soprattutto questa infrastruttura mette in sicurezza l'acquedotto di Catanzaro. 300.000 euro circa di somma urgenza, grazie anche al presidente Oliverio che ha messo a disposizione il Dipartimento Infrastrutture, i sindaci, il prefetto di Catanzaro, l'ingegnere Siniscalco che guida il Dipartimento Viabilità della provincia. Un grande sforzo collettivo, invece di fare polemiche, ci siamo contraddistinti per operatività dando risposte ai cittadini della provincia. Rossella Galati per l'Assi News 24.